Elisabetta Bianchessi, che è il presidente dell'Associazione Verdi Acque, che ha organizzato questo progetto, che vede dal 20 al 27 questo tour sia in bicicletta ma anche attraverso barche lungo i fiumi, diciamo, lungo fiumi da Locarno a Venezia. Ci spiega le tappe. Allora, partiremo il 20 da Locarno, poi arriveremo nella stessa giornata attraversando il Lago Maggiore ad Arona, successivamente finiremo, diciamo, di viaggiare nella parte alta del Ticino per prendere poi il sistema dei navigli milanesi e arrivare il 21, in un evento molto importante, in Darsena a Milano verso le 5:30-6. Successivamente, il giorno dopo, il 22, partiremo per Cremona, da lì con le nostre barche della nostra flotta insieme ai nostri ciclisti che parteciperanno a questa avventura, proseguiremo verso Mantova e poi toccheremo Ferrara fino ad arrivare nel Delta del Po. Quindi questo a bordo di quale tipo di navigazione? Allora, nella parte Lago Maggiore sarà percorso da una barca che ospiterà circa 40 passeggeri e invece nella parte, diciamo, da Cremona, che è la parte ovviamente nuovamente navigabile con barche di una certa stazza, avremo quello che si chiama in termini marinari un pontone, cioè una barca che porta circa 35-40 persone con relative biciclette. Mentre per quanto riguarda la via ciclabile, quale sarebbe? Le vie ciclabili sono quelle degli argini, noi faremo nient'altro che utilizzare gli argini, quindi tutte le piste ciclabili già esistenti, perché gli argini sono, come dire, un sistema che non prevede nessuna manutenzione, quindi c'è già, e non faremo nient'altro che far scoprire ai ciclisti anche dei tratti che loro non potrebbero percorrere perché sono troppo lunghi. Immaginiamo, la Cremona Mantova sono 120 km, in bicicletta in un giorno non si potrebbe fare, con l'ausilio della barca si può. Quindi possono partecipare naturalmente, per quanto riguarda il percorso su barca, semplici cittadini? Anche assolutamente, questa è, ci teniamo a dirlo, una manifestazione turistica non competitiva, aperta a tutti e soprattutto aperta anche a chi ha bici elettriche e chi vuole in realtà veramente conoscere i paesaggi in un modo nuovo. Quindi diverso. Si può partecipare attraverso entrambe le offerte oppure scegliendone una? Sì, si può partecipare solo con la propria bicicletta oppure unendo la bicicletta più la barca, ovviamente nella volontà di poter percorrere anche dei tratti che fino adesso, come dicevo prima, i ciclisti. Solo la barca? Si può scegliere? Solo la barca da Cremona. Da Cremona. Grazie. Grazie.